Ed eccoci qua, ma buon pomeriggio amici e amiche del canale della community, benvenuti in questa live di Pasquetta al vostro Dante. Come andiamo? Come andiamo? Abbiamo mangiato amici e amiche, abbiamo mangiato a sufficienza. Buongiorno a Barbara, Marco Porin, Robile Carissima e Danilo, benvenuti, buona Pasquetta, buone feste in generale, spero che la state passando in maniera serena e felice. Amici, come al solito, partiamo subito con i like propiziatori e andiamo a spaccare qualcosina visto che veniamo da giorni di pure mazzate. Allora, io direi di partire subito con un nuovo rilascio. Roberto Grandis, benvenuti in live. Ci proviamo questa prima Lantern Gigablox, powered by Yggdrasil. E vediamo un po'. Vediamo un pochino. Iniziamo a scaldarci, la mettiamo a bet 2, vediamo che magari cambiando. Allora, amici, come al solito, facciamo partire anche l'audio, magari. Vediamo un po'. Ok. Come al solito, amici, quality check, mi vedete bene, mi sentite bene, ma soprattutto come state? Come state? Sabina Falcone, buon pomeriggio e buone feste di Pasqua e Pasquetta per chi non c'è. Tommaso di Terlizzi, buona Pasquetta, grazie, benvenuti in live e grazie per il like. Rushettino subito a 50, iniziamo a scaldarci in questa lunga giornata, amici, che ci accompagnerà. Ci accompagnerà perché alle 18 partirà Luke su Merlin and Friends e poi da quello che so ci sarà anche Antonio dalle 21, quindi facciamo una giornata di staffetta, amici, occhi puntati, questo oggi. Filippo Martiniello, benvenuti in live. Come andiamo? Come andiamo? Io, raga, penso mi ci vorranno 2 giorni per digerire. Mario Di Suma, carissimo, benvenuti in live e buona Pasquetta. Buona Pasquetta. Penso che dovrò bere tanti, tanti litri d'acqua. Sono spaccato una lasagna, raga. Veramente buonissima, ma che botta. Quindi ci saranno litri d'acqua per Dante oggi. Amici, occhi puntati oggi perché se non spacchiamo qualcosina oggi, secondo me, tra un po'. No, scherzo, scherzo. È arrivato il momento, comunque. È arrivato il momento. È arrivato il momento di spaccare qualcosina. Quindi, secondo me. Amici, occhi puntati oggi perché se non Voce. spacchiamo qualcosina oggi, secondo me, tra un po'. Aspetta, che forse mi è partita la live di sottofondo. Mi è partita la mia live che avevo YouTube aperto. Dovrebbe essere rientrata. Sì, che avevo la live aperta per assicurarmi che fosse partita. E c'era l'audio. Quindi abbiamo sistemato. Grazie del quality check, ormai classico. Dovrebbe essere a posto. Dovrebbe essere a posto. Dovrebbe essere risolto. Sì, era YouTube aperto. Era YouTube aperto che apro sempre quando, per assicurarmi che parta la live e poi si vede che non avevo mutato. Giuseppe Vaccaro, ciao, benvenuto in live, buona Pasquetta. Ci siamo, ci siamo. Ottimo, ottimo quality check. Quindi volevo provare questa così per cambiare, visto che a fare le stesse ultimamente abbiamo preso mazzate. Oggi facciamo qualcosina di diverso, sperando di invertire la tendenza. Come state? Che vi siete scassati di cibo? Che vi siete spaccati di cibo? Tra ieri e oggi? Raccontavo ieri, me lo so sognato stanotte, raga, non so chi ci stava ieri. Roberta, buongiorno, benvenuta in live. Mi sono spaccato, raga, una porchetta ieri, lo raccontavo. Boh, devo assolutamente farmi dare il modo per farla uguale, perché era veramente una roba fuori di testa. Ragazzi, forza con i like, digerite meglio dopo, forza. Felice Catini, buona Pasqua anche a te, anche a Simone Quarta, amici, benvenuti in live. Buona Pasqua, buona Pasquetta. E più ne ha, più ne metta. Vediamo un po', vediamo un po'.
Rimanenza a casa Tiello. Buono. Una vita che non lo mangio. Una vita che non lo mangio. E quindi ci vorrà un po'. Abbiamo tutta la giornata, amici, per digerire. Quello è lo scatter, penso. Quel teschietto. Ah, Seco The Hunter Scorpion, benvenuti in live. Che dici, Seco? Spacchiamo qualcosina oggi? Felice Napolitano, ben ritrovato e buona Pasquetta. Un abbraccio. Vediamo un poco, vediamo un poco. Amici, comunque vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se non siete iscritti. Tanti like propiziatori, che ci serve oltre che supporto per le mazziatone. Sì, raga, oggi sarà una giornata piena di live, perché io faccio live fino intorno alle 18 qualcosa. Poi parte Luke alle 18 fino alle 21 e qualcosa. E poi c'è pure Antonio stasera. Quindi, amici, staffetta, state sintonizzati che oggi si spacca tutto. Quindi, non mancate, non mancate. Questa inizia pusillando. Pusillando si impara. Non dimenticate di mettere like, grazie Roberta, grazie del supporto. Oggi non puoi evitare la Madame. Tommaso, la facciamo la Madame. L'ho fatta riposare ieri. L'ho fatta riposare ieri, c'era Duki che è lì che mi guarda sul letto. Spero che oggi sia più ben volenterosa. Volevo vedere sia questo lo scatter. Stay wild. E il simbolo massimo è questo. Facciamo un altro 50, poi la cambiamo. Giusto per iniziare con qualcosa di nuovo. Leggi Dante. Allora, cannelloni, cotolette, carciofi fritti, torta di Pasqua, tiramisù e zuppa inglese. Ti basta? Madonna, torta di Pasqua. Madonna, quella sei fatta bene, quanto mi manca stanno, mi è mancata tantissimo. Torta di Pasqua, per chi non lo sapesse, è una specialità umbra, è una torta al formaggio che se fatta bene è veramente clamorosa. Quindi dopo aver visto tre live avremo gli occhi come delle susine. Amici, speriamo di scassare qualche slot oggi. Occhi trapuntati, come aveva scritto in apertura Marco Borin. Giuseppe Saverino, buona Pasquetta, benvenuti in live. Mamma mia. Pasto leggerissimo. Amici, bisogna mettere da parte energie preziose. Oggi partiamo a scaldarci un bet 2, poi gradualmente andremo ad alzare. Sono partiti 6K in 2 giorni. Oggi dobbiamo assolutamente recuperare. Assolutamente. Poi amici, sarò live anche domani sera. Anche domani sera. È un periodo un pochino più libero questi giorni d'estate, quindi mi faccio live molto volentieri. Poi, amici, abbiamo superato i 1000 ieri, 1000 iscritti. Grazie del supporto, amici, come sempre. Ma non ci fermiamo qui, non ci fermiamo qui. Sarebbe carino vedere un primo bonus, che pure ieri abbiamo messo mezz'ora. Quello, peccato che non l'ha messo al primo. Grande Roby. Poi, ragazzi, torta di Pasqua. Umbra. Con gli affettati giusti. Combinazione non da poco. Io lo so com'è, ho vissuto 10 anni a Bastardo in provincia di Perugia. Grande, felice. Dai. Inizia a dare qualche segnale, maledetta. Alex Gulmini, benvenuti in live. Buona Pasqua. Entra. C'è spazio qui, eh. Dante, spero oggi fare una max win. Ricordi se... Alex, grazie di cuore del supporto, apprezzatissimo. Gentilissimo. Raffaele dell'anno, bentornato, ben ritrovato, quanto tempo. Come stai, Raffaele? Come andiamo? Lascia 100 likes, amici. Commentate in live come al solito. Like propiziatorio. Andiamo. Oggi, amici, staffetta. Staffetta. Live a non finire. Live a non finire.
Oggi potrebbe essere il giorno della Max Win. Speriamo, Alex. Speriamo. Buongiorno per chi entra in live. Auguri di Pasquetta. Grazie per i like. Grazie Roberta per il supporto. Questa speriamo che ci dia un bonusino così per vederlo. La grappa l'ho finita questa mattina. Hai fatto la colazione dei campioni. Dante, mi saluti e ti viene già da ridere l'ora ieri. Esatto, Raffaele. Hai capito subito. Occhi svarionati, amici. Occhi spuntati. Occhi bucati. Oggi a pranzo niente alcol. Più tardi con amici, sì. Ci serve una pausina, serve una pausina. No, io forse stasera qualcosa bevo, ma con moderazione. Che è un amico mio che si chiama moderazione. Occhi. Comunque è diventato veramente un freestyle. Occhi e poi aggettivo o qualsiasi cosa. Ta-ra-ta-ta. Stamattina mi sono alzata tutta trulla. Trulla è un termine che non conosco. Di dov'è? No, non si compra qua. Non si compra, Roby. Questa è nuova. Dando la domanda, cosa ne pensi di Little Hotel per PS5? Sai che non lo conosco? È uno di quei rari casi che. Little Hotel. Dante saluta e dai i miei auguri al tuo amico moderazione. Esatto. Mi hai preso alla sprovvista. Little Hotel. Qual è Little Hotel? Inizio a dare qualche segnale positivo. Io solo col primo mi è partito un bottiglione di trulla rincoglionita, credo. Parapapa. Little Hotel. Facciamo un check rapido. Ho promesso la fin ieri. Quando l'ho promesso? Qual è la fin? Non mi ricordo di aver fatto questa promessa, però possiamo farla. Possiamo farla. Ah, Little Hope. Infatti, ma ho letto male io prima. Alex. Ah no, Little Hotel. Infatti ho detto Little Hotel, non mi dice niente. Non l'ho seguito. Non l'ho seguito neanche Little Hope. Se vuoi un altro figlio come Raffaele, se bevi la Sambuca succede. Andiamo di all-in così. Andiamo. Finn and the Swing Spin. Ok. Ma Little Hope c'è stato un caso. Non so che ho capito qual è. Buona Pasquetta Tony Milan. Buona Pasquetta e benvenuti in live. Sono concreto per far capire a Dante in modo diretto. Ma sì. Vabbè, dai. Non mi fa impazzire sta slot, devo dire. Non mi fa impazzire. Ciao negli ultimi 25, magari ci dà il bonus e poi la togliamo. E poi difficilmente potrei essere il figlio di Roberto. Comunque Gabriele, quando cambio slot gli do un'occhiata. Finn and Swirly. Ok. Sei così gentile e umano. Alex, benvenuti in live, buona Pasquetta. Amici, mi raccomando, man mano che entrate in live, likeettino tattico. Likeettino tattico. Mi qui spegnere. Io voglio.
Ok, disattiviamo le notifiche. Non mi scassate. È un gioco simile a Until Dawn, sì, ma fa parte di The Dark Pictures. Ho capito qual è. C'era pure. È il secondo, se non sbaglio, no? Sei il numero uno, occhi puntati. Occhi puntati. Mo, fammi ricordare il nome, che io con i nomi, raga, mi dimentico. Finn and the Sweet Spin, ok. Mo, facciamo questi 15 spin, poi gli do un'occhiata. E però prima c'era una slot che volevo fare. Una slot vichinga. E raga, è arrivato il gattaro Johnny la roccia. Occhi di gatto, amici. Duki, vieni a salutare un po', Johnny. Duki. Metti il come si chiama? Il pollo lì. Beh? Il 10. Tappeti persiani, tutto ok. Raga, mi hanno detto che ha segnato la Namibia. Confermate. Dai. Grazie per il like, Alex. Metti il come si chiama? Esatto, il polo lì, il cerbiatto. Buon pomeriggio, buona Pasquetta. Il maiale, non ci sbagliamo mai. Annullato il del gol, ah, col VAR. Per forza, Roby. Per forza, Roberto, tocca farlo. Metti un disco. Infatti, prima l'Hunter. Primal Secure Hunter. Ultimi 5. Comunque più di uno scatter non l'ha manco mai messo sta CS. Vabbò. Pazzita. C'era uno scatter grosso così ci stava. A girare. Maria Molino carissima, benvenuta in live. E buona Pasquetta. Dante, ti do una brutta notizia. Purtroppo Namibia in 10. Ho visto quello scatter gigante. Sta slot magna sol. Esatto. Infatti oggi partiamo pusillando, amici, che con tutte le mazzate che sono volate tra ieri e l'altro ieri, piano piano andiamo ad aumentare il livello dello scontro. Ma qui mettilo. Va bene, amici, cambiamo subito, va. Ah, Finn and the Sweet Spin, ok, dopo magari si fa. Fai, io voglio fare una slot vichinga. La Viking Runecraft 100. Allora, comunque, amici, raccontatemi un po' cosa vi siete mangiati, che sono curioso. Claudio Zavaglia, benvenuti in live e buona Pasquetta. Dante, ho appena finito Devil Me con mio figlio, mi è piaciuto più di Until Dawn. Tu cosa ne pensi di Devilmin occhi terrorizzati? Allora, io non sono un gran giocatore di horror. Non ho giocato Devilmin. Ho giocato Until Dawn, che non mi ha fatto impazzire, onestamente. Filippo Marinello chiama la Madonna. Madonna, dopo la facciamo, raga. Buon pomeriggio, Angelo. Buona Pasquetta. Benvenuti in live. Tutto molto molto bene, raga. Molto molto bene. Vacanze molto tranquille, un paio di giorni di relax. Infatti oggi live d'eccezione alle 15. Poi vi ricordo che alle 18 parte Luke, alle 21 c'è Antonio, quindi amici, staffetta oggi. E tutto molto bene, raga, a parte che sono 2 giorni che prendo mazziatoni, quindi mi vedete pusillare un po', poi dopo aggrediremo, eh. Però raga, è una cosa clamorosa, cioè sono partiti 6K in 2 giorni, una roba, bah. 2 giorni così negativi non l'ho mai visti. Speriamo di invertire oggi.
Non dimenticate di iscrivervi al canale di Dante se non l'avete ancora fatto. Amici, se seguite la live, bello, 9,20 euro. Complimenti. Amici, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Abbiamo appena superato i 1000, stiamo crescendo. Prossimo step 2000 e anche 100 like. Quindi se siete appena entrati, io gioco sempre al dottore. È bello. Capiamo. A me, Alex, i giochi dove, cioè, sono molto story driven, che fanno, cioè, che prendono la storia, perché poi c'è il quick time event, tutta una serie di cose, devono avere una storia veramente, veramente fatta bene per prendermi. Date, la release of the Kraken è aperta. DJMM, benvenuti in live, buona Pasquetta. Questi giorni non pagano, devono incassare. Ma speriamo che per... qualche boh, allineamento oggi paghino, perché comunque dovranno restituire qualcosa. Dai, Thunder. Ah, Swarm. Beh, al dottore? Ma con chi giochi? Che è Surgeon Simulator? Lo svuotiamo? Due volte! Daglielo! Ma non è partita malissimo! Devo dire! Thunder! Ah, ah, ah. Ok? Dai, il dottore è bellissimo. Capiamo. Beh, Vision. Daglielo. Ma boh. Non è partita male, dai, per un betto 2. Auguri, auguri, amici. Com'è il tempo da voi? Qui piove oggi, quindi ci sta. Sì, sì, non facciamo distinzioni. Non facciamo discriminazioni tra il colore dei capelli, Raffaele. Oh, ma buttalo dentro. Magari, magari. Ehi, ehi, occhi puntati! Svuotiamolo sto cesso! Guai, inutile! Ci fa sparire? Ehi! Qui 27 gradi, mi! Dove stai? Piero D'Alessandro, benvenuto in live, buona Pasquetta! Piove, qui in Sicilia sole. Dai. Ci ho portato in un timido plus. Nice. Siamo a betta 3. Allora, vediamo. Se continua. Timidamente, amici, timidamente. Ah, Puglia, Gargano. Sì, mo, le rosse bionde sono tutte belle se giocano al dottore. Ok, è successo di nuovo. Ragazzi, dovrò comprarmi una sedia nuova, me sa. Che cazzo è successo? Cioè, Dante, oggi fai la suprema? Sì, ci sta, potrei farla, penso di sì. Penso di sì, sì, sì. Marco ladro. Se non crolla la sedia prima, raga, faccio tutto. Beh? Dante, che hai cascata una palla. No, no, è...
È la sedia che ogni tanto busilla, raga. Dottor Dante, buona Pasquetta, mi raccomando, occhi puntati, grande Giacomo Maria La Barbera. Benvenuti in live, buona Pasquetta. Sparito chi? Cosa? Che è successo? Johnny, buon pomeriggio, benvenuti in live. Anche Luca, carissimo. Ah, Giordano Pelliccio, benvenuti in live, amici. E buona Pasquetta a tutti. Come andiamo? Come andiamo? Stiamo digerendo, amici? Stiamo digerendo? È iniziata la digestione? Ok. No, peccato. Kick off. Penso che ho bisogno di tanta di quell'acqua. Tra la porchetta di ieri. Ieri sera il dottor Luke è stato preso ammazzato dalla slot. Madonna, raga. Sono tre giorni. Non so come è andato Antonio, ma... C'era pure lui, fate la rega dare meno una sedia. Buongiorno Dante, buongiorno Marco, ho visto il tuo primo messaggio. Buona Pasquetta, rinnovata. Allora, facciamo gli altri 50, sempre a bet 3. Andiamo, vediamo un po' come gira, alziamo timidamente poi il livello dello scontro. Testiamolo. Ragazzi, forza con il like, sosteniamo Dante, basta un click. Qui si lavora, raga, altro che di gestione, ok? Dai. Continua a salire, va. Bel per cento. Ciao Marco, auguri. Svuotiamolo. Sono wild, veramente inguardabile. Ad Antonio l'ha salvata la 9 to 5, un bonus max, uno secco. Madonna, raga, io c'ho una paura ormai di rifare la 9 to 5. Cioè, sapete, ho fatto tante di quelle botte, ma ultimamente, le ultime 2-3 volte che l'ho fatta, raga, ce l'ho pagata una volta. Dante, ieri in Franciacorta ti dico un grande anticipo, due primi, due secondi, dolce, caffè, ammazza caffè, poi rinfata fino alle 9 per l'evento di Sydney, alla grande, alla grande. Qual è stato il tuo pasto prediletto tra i vari primi e secondi? Chi ha vinto? Daglielo. Daglielo. Happy, non fa un cazzo. Cazzo. Pure sì, ne l'ha vinto ieri. E poi infarto. E poi si dorme. Luki! Come se la dorme la lui. Altro che. Altro che. Ma io non lo so, raga. Penso che stasera. Non so se mangio. Sono tornato a casa praticamente alle 2:30. Che sono stato di nuovo a pranzo con a casa di amici. E lo stesso amico che ieri ha fatto la porchetta ha già fatto la lasagna. È un mio amico ex cuoco, cioè cuoco lui, ex collega di tanti anni fa. Angelo, ieri eri invitato a un matrimonio? Capiamo. Matrimonio? Auguri, auguri amici. Il mio gioco preferito era Kick Off su Amiga anni 90.
Madonna, ho capito qual era. Assurdo. Nice. Retro gaming importante. Io mi ricordo ancora quando al mare ci stavano i cabinati. Che andavo spesso a Porto Recanati. E c'erano tutti i balneari. E su ogni balneare c'erano 5-6 cabinati con tutti i giochi diversi. Ma ci saranno stati, che ne so, centinaia di balneari. E quindi tu praticamente ai tempi non è che c'avevi lo smartphone, non è che c'avevi internet, non c'avevi il computer dove compravi i giochi sulle piattaforme. E Dante, devo andare, provo anche a fare qualche sculata con le schedine, occhi puntati. Ciao Alex, grazie di essere passato, grazie del supporto. E quindi praticamente, raga, spettacolare, si andava di balneare in balneare con gli amici e si scoprivano nuovi giochi. E quindi magari ti facevi mezz'ora a piedi per andare a provare quel gioco che stava solo su quel cabinato lì. E poi c'erano quelli che ci stavano dappertutto, tipo Metal Slug, Porto Recanati, sì. E quindi mi ricordo ci stava Virtual Strike, si chiamava, quello di calcio, mi pare, della Sega sempre. Virtual Strike. Boh, comunque c'erano una marea di giochi. Si giocava a biliardino, si giocava... No, pranzo pasquale con amici, sono tornato a casa e il cinghiale sullo stomaco mi ha guardato male. Soprattutto dopo una grappa barricata. Ta-ta. Ne farei altri 50. Poi magari cambiamo. Top. Ha dato segnali iniziali, poi ha iniziato a mangiare, la maledetta, eh. La maledetta. Amici, controlliamo chiaramente di aver messo like. E se state seguendo, non siete iscritti, amici, iscrivetevi. Attiviamo la campanella per non perderci nessun contenuto. E occhi spinnati. Beh. È un accesso. Dai. Della Sega, pronunciano meglio Siga, dai. Ci sta. Della Siga. Anna Greco, benvenuta in live. Vabbè, ma nessuno avrebbe... Se non l'avessi rimarcato, nessuno l'avrebbe notato. Buona Pasquetta, Anna, benvenuta in live. Allora, insistiamo un attimo, poi magari ci andiamo a fare una pesce. Una pesce vecchio stile. Se nessuno aveva detto niente. Oggi invece per contenerci solo un risotto, radicchio e scamorza. Buono, cazzo. Buono. E un caffè credo possa bastare per queste feste. Ci sta. L'hanno tutti, fra. Non l'ha detto nessuno. Giovanni, sei andato a scuola con Raffaele, finezza, vedi. Nessuno ha puntato gli occhi su Dante e Sega. Cioè, nel senso, ci sta. Malizioso? No, scherzo. Ci sta, in italiano siamo più... Hanno paura, ma è paura di me proprio, guarda, cioè... occhi terrorizzati. Ma sono stato scurrile? Ma no, diceva... Perché ho detto invece che Siga, il brand, Sega. Vabbè, dai. Cioè. No? Lo fa. Dai. E finisce qui.
Comunque, Roby, la torta di sesta. Non ci fossilizziamo, non ci fossilizziamo sui termini. Non ci fossilizziamo. E comunque, dicevo, Roby, la torta di Pasqua devo assolutamente provare a farla perché non l'ho mai provata a fare. Chiedo Venia, faccio due giri di rosario. Due giri di rosario sui ceci. Vabbè. Dai, cambiamo, va. Enrico Comito, benvenuto in live. E buona. Ah, rifacciamoci la chamber, va. In 10. Rimaniamo in casa playing. Allora. Ciao Enrico, benvenuto in live, come stai? Hai detto, andavo negli scatoloni e giocavo con... No, mai detto, mai detto. Mai detto. C'è uno di 50, bet 2, poi magari alziamo un po'. Conteniamo, amici, conteniamo i danni oggi. Proviamo a contenere i danni. Tranquillo, solo che non volevo farlo sapere a tutti, quindi mi sono limitata a trulla. Ci sta, ci sta. Auguri, auguri, buona Pasquetta. Capiamo qui. Capiamo. Se la vorrei veramente vedere pagare. Per una volta. Ha pagato solo a Merlino. Scusa Dante, visto che... Ah, questa è una bella... Possiamo parlare di un sacco di quest'argomento qua. Visto che sei nel mondo dell'informatica, come vedi l'intelligenza artificiale per le nostre vite? Allora, raga, a me capita di utilizzarla per lavoro? Dipende, perché chiaramente è un concetto enorme che ha avuto un'escalation nell'ultimo anno e mezzo, che è diventata accessibile a tutti, e quindi sicuramente avrà un impatto enorme su tante industrie. E chiaramente. Metti sto cesso. Chiaramente dipende di che parliamo. Perché secondo me non bisogna mai opporre troppa resistenza, diciamo, alla novità. Quindi sono una persona che tendenzialmente cerca di capire come utilizzare la novità per migliorare in generale. Quindi, per esempio, io utilizzo parecchio ChatGPT come strumento per migliorare la qualità del lavoro che svolgo e ridurre il tempo che impiego nel fare determinate cose. Quindi chiaramente ad oggi, secondo me, l'intelligenza artificiale non va a sostituire quello che faccio e non potrebbe farlo. Chiaramente, raga, io faccio consulenza di game design, quindi per lo sviluppo di videogiochi e giochi a livello logico e pratico. Quindi io lo utilizzo un po' come se fosse un... Ora parliamo del mio punto di vista personale, per come lo utilizzo io. Poi chiaramente se parliamo a livello artistico, se parliamo a livello di programmazione, se, quindi sono altri discorsi, no? E poi c'è anche da dire, anche a livello dei cinema, ci sono tante... Mettiamo Thor. E chiaramente io lo utilizzo come se fosse un assistente che mi permette di inquadrare in maniera più efficace, più rapida, il mio lavoro. Quindi quando io devo fare un report a un'azienda su quello che è il loro progetto, lo utilizzo veramente come un assistente. Gli dico, metto le mie idee, metto le informazioni, me le restituisce, e quindi c'è un dibattito quasi tra me e l'intelligenza artificiale che mi permette di essere molto più efficace, efficiente e più veloce in quello che faccio. Chiaramente è solo un Dante la fin recuperi la bomba. Dopo la facciamo. E dopo questa. E ci facciamo un tentativo. E quindi, raga, chiaramente non sta sostituendo quello che io faccio, non potrebbe farlo, perché chiaramente c'è dietro un'esperienza, c'è dietro tutta una serie di cose, un lavoro che viene fatto su misura su le aziende con cui collaboro. Quindi non potrebbe sostituirlo, però è un assistente validissimo.
Poi sono io che chiaramente capisco perché, raga, l'80% magari, dal 60-80% di quello che mi viene detto, che mi viene generato dall'intelligenza artificiale, è roba che non ha senso. Io lo utilizzo perché rende il lavoro molto più rapido, e però sono sempre io che poi... Quanta cacato qui? Sono sempre io che però poi devo scegliere quello che c'è da prendere e quello che c'è da scartare. Quindi, da questo punto di vista, per me, solo positivo. Quanto è? Solo positivo. Roberto, basta fare il gatto, eh? L'intelligenza artificiale è pericolosissima, usata con caso della parola di programmatore. Ecco. Anche secondo me a livello di programmazione, ad oggi, può... Chiaramente io non, cioè, non sono un programmatore, so scrivere due righe di codice se mi servono per fare uno script a livello proprio di sviluppo di videogame. Però, cioè, quindi se magari devo scrivere, che ne so, devo fare un timer per un gioco, o devo fare un sistema di punteggio, o devo fare cose abbastanza semplici, l'intelligenza artificiale mi può aiutare. Poi c'è tutto il discorso invece artistico, che secondo me diventa abbastanza tosto come argomento. Non so, raga, che ne pensate voi, chiaramente scrivetelo, io sono curioso di sapere. Ma neanche la più cessa, mente. Perché chiaramente adesso è possibile creare immagini... Sei coleante della gatta incaurata. Quindi frumi, avanzo il pelo. È possibile creare immagini di qualità altissima, anche lì, spesso riconoscibili, che sono fatte da intelligenza artificiale. Oh, lo mettiamo? Attento che Roberta vieni per davvero, prima ti fai bere la sambuca e poi ti mena cosa. Io programmo dal 90, sono un boomer programmatore. Che fai? Cioè, che linguaggio utilizzi? Dante, devo dire che è sempre molto interessante ascoltarti. Grazie, Raffaele, grazie di cuore. Mentre, raga, per quanto riguarda il livello artistico, chiaramente io non sono un disegnatore, faccio pena a disegnare, però anche lì, secondo me, se... l'unico grosso problema è che non è possibile risalire a... quali informazioni sono state date in pasto all'intelligenza artificiale. Quindi se l'intelligenza artificiale ha preso i disegni di artisti reali, cioè non c'è un protocollo, non c'è un metodo che ti permette di risalire alle informazioni che sono state date all'intelligenza artificiale per allenarsi. Quindi questo è un discorso tosto, perché se io creo un'immagine e ho utilizzato i disegni tuoi, in teoria, dal mio punto di vista, io ti dovrei pagare, perché tu... è come il copyright, cioè io ho utilizzato delle immagini... ho utilizzato delle immagini tue o di qualsiasi altro artista, e... capisci che... capite che è un po' tosta. Per curiosità mi sto informando e sto vedendo cose sorprendenti, per esempio Cloud fa paura per come interagisce, per quello che può offrire. Mario, te ci metti pure te? Ho finito le orecchie. Io creo pubblicità anche per Mediaset. Maria, è una bassa qualità, fine 5 euro. Roberta, l'ubriaca, Raffaele, l'elfo, che bella accoppiata. E Spot e Serug e tanti altri. Mi ringrazierai. Che culo sei qua. Va bene. Ops. Amici, grazie a 100 like. Quindi, raga, sicuramente, raga, è inevitabile che l'intelligenza artificiale stravolgerà tutto. Molto interessante, tra l'altro, che il CEO si è proposto a Hollywood di mettere a disposizione la loro tecnologia per fare CGI, che CGI sarebbe filmato in computer grafica. È tutto coperto da copy. E in teoria... Oh, eccolo qua. Andiamo. Primo bonus della serata. Amici, 45 minuti di live per il primo bonus, lascia 100 likes almeno, amici. Grande Mario. E lì è interessante, raga, perché praticamente, secondo me, la genialità di questa mossa è che da una parte loro mettono a servizio
di Hollywood, la loro tecnologia per creare video, per creare scene, per creare tutta una serie di cose che loro non possono fare, no? E quindi si fanno praticamente pagare per mettere a disposizione la loro tecnologia. Però allo stesso tempo, ChatGPT, diciamo, OpenAI, che sarebbe l'azienda, diciamo, così facendo allena l'intelligenza artificiale dandogli in pasto tutte le informazioni, tutto quello che ha a disposizione Hollywood. Quindi ogni film che fanno diventa anche un investimento per loro per potenziare ancora di più una tecnologia che è tra le più forti al mondo. Ridendo e scherzando, non dimenticate di lasciare il like per Dante, grazie. Ma sbaglio, questo è il bonus buono, questo è il bonus buono. Intanto stai perdendo, fra occhio puntato alle slot, occhio ubriaco. Ma io mi distraggo, che è meglio, amici, che è meglio. Andiamo. Mo, sì. Qui li può mettere tutti, raga. Due l'ha già messo. Sti giorni gli occhi sono quelli. Occhi spennati. Occhi spennati. Quindi capite, raga, di che stiamo parlando. Stiamo parlando del futuro, quello, cioè del presente praticamente. E poi, raga, ci sono una serie di l'intelligenza artificiale si applica a qualsiasi cosa. A qualsiasi cosa, a qualsiasi mestiere. Quindi da una parte va regolamentata, perché sennò sicuramente ci ritroveremo di nuovo nella situazione in cui qualcosa di enorme entra a gamba tesa sul mercato. E non è, perché è un po' stato come, cioè, faccio un esempio, Amazon, no? Cioè, una roba del genere non esisteva prima. Quindi quando è entrata ha cambiato le regole, e non essendo regolamentata ha fatto un po' quello che voleva. Ormai è un pochino tardi. Tanto questa fa cacare, non la voglio manco guardare. E due moltiplicatori a sparare. E quindi vedremo, ne vedremo delle belle, raga, sicuramente. Ne vedremo delle belle. Questa ha finito. Questa ha finito. Bello Zerf. Infatti, bisogna essere preparati, esatto. Per quello, raga, bisogna informarsi. Raga, facciamo la colletta per prendere una serie elettrica a Dante. Io stavo pensando di comprarmi i tavoli, quelli che si alzano e si abbassano. Un tavolo, no, i tavoli. Uno di quei tavoli che si alzano e si abbassano. E quindi chiaramente elettrica, oddio no, la sedia elettrica, la sedia elettrica, infatti la stanno rilasciando a piccole dosi per evitare il caos e il panico. L'intelligenza artificiale è citata dai lobby. Sì, però raga, rendiamoci conto. Dante, compriamo una decina di tavoli. Raga, rendiamoci conto che ad oggi, in tutti i settori, è possibile avere a disposizione di quasi chiunque delle tecnologie estremamente avanzate. Cioè, in sviluppo di videogame hai a disposizione degli engine, dei motori grafici, dei motori di gioco con cui puoi creare dei videogiochi, che sono, cioè, per esempio uno dei più famosi si chiama Unreal Engine, per chi non lo conoscesse. Raga, quello è completamente gratuito. Ci vuole una laurea per imparare ad utilizzarlo, cioè nel senso non è che è facile. Però finché, cioè, tu non paghi niente finché non guadagni 100.000 dollari. Metti Atena. Si fa. Sedia alimentata. No, pensavo una sedia. Dante, ti dovresti comprare una zampa di coniglio per avere più fortuna. Quella Luki questi giorni è scarsa. Vediamo se si stia ricaricando. Luki, ti sta ricaricando? Fa lì che è collassato. Dai, metti un bonus, vero? Che schifosa. Ha messo due un bonus wild e non ha messo neanche un. Mamma mia, che schifo che fa. Monnezza. Monnezza. E quindi, raga, cioè, tutti possono utilizzare ChatGPT. È gratis la versione, cioè, la versione è gratuita. E, cioè, è davvero potente. È davvero potente, capito? Cioè, mai come oggi a disposizione di chiunque ci sono degli strumenti estremamente potenti che basta studiarli, basta, cioè, non è che ti serve una laurea, capito?
Certo. E è una figata. È una figata. Il coniglio. Cioè, programmi come quelli, tu te li puoi anche solo studiare. È pieno di tutorial, è pieno di documentazione, è pieno di gente online che fa sta roba e se tu li contatti ti aiutano. Secondo me è una seggiola che porta sfortuna. E secondo me è una figata. Da che mondo? Il mondo della tecnologia non deve spaventare, è l'uso di come la si usa che fa la differenza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutti gli strumenti in generale, tutti gli strumenti in generale. Che siano armi, che siano quello che è. Ganesha lo butta dentro secondo voi? Ciao. Qualsiasi cosa, raga. Qualsiasi cosa. Simona la cambiamo. Andiamo a fa la fin. Quella che ha chiesto. Chi l'aveva chiesta? Gabriele, vero? Ragazzi, facciamo una colletta per comprare un amuleto contro la sfortuna. Dante, con la sedia elettrica, Duchessa diventa ricciolina e tu diventi Bob Marley. No, è chiaro, chiaro. Cioè, secondo me, chiudere le orecchie, dire, abbassare la testa e dire ah, che schifo, che schifo, che schifo, non porta mai da nessuna parte. Cioè, nel senso, chiudersi di fronte a ste cose, secondo me, è sciocco. È veramente, cioè, che a prescindere, non avere l'elasticità e l'apertura mentale, quantomeno di comprendere. L'intelligenza artificiale la stanno usando con i droni per. Sì, ma cioè. Per qualsiasi. Cioè, dipende come la utilizzi, cioè, nel senso. Infatti, di questo non parlo perché non so. Io parlo a livello. A livello commerciale, più. Ma vuoi mettere un bonus? Tutto può migliorare la nostra vita, ben venga, a patto che si conoscono i rischi e i periodi. Discorso troppo grande, lasciamo perdere. No, vabbè, ma io posso parlarne a livello creativo, raga. A livello creativo ci sta. Poi se vogliamo parlare di cose più grosse, magari no. Però se ne può parlare, cioè, nel senso. Chiaramente è un discorso enorme. E ha varie applicazioni, cioè tantissime applicazioni. Però può aiutare a studiare, può aiutare a scrivere, può aiutare a tante cose. Tante, tante cose. Allora, amici. Facciamo la slot richiesta. Non l'ho mai fatta, quindi vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma raga, parlare si può sempre parlare. Cioè, io comunque sono discorsi grossi, ma sono sempre curioso di avviare un dibattito e parlarne insieme. E parlarne insieme. Fatemi solo vedere. Ok. Last of the Wild. Ok. Usiamo la programmazione per sconfiggere slot. Che roba. Amici, facciamo un rushettino a 100 likes. Parliamo del fatto che Dante, se andrà in negativo ogni giorno le slot, si ritrova sotto un ponte. Non credo che ci sia il rischio, Raffaele. Sì, seguo, comunque grazie. Ripeto, sempre interessante, ma infatti è interessante. Se si tratta di tecnologia informatica, ok, però non diventi una cosa che può danneggiare il corpo umano e mente, sarebbe un dramma. Raga, lì possiamo allargare il discorso e parlare di Neuralink, se volete. Che è una roba, quello abbastanza fuori di testa. Che però è. Cioè, secondo me alcune cose, raga, sono inevitabili. E più. E la conoscenza è potere. Cioè, più siamo informati e più comunque possiamo regolarci, più possiamo avere voce in capitolo, più possiamo
alimentare una conversazione sana e aperta, perché se no non va sotto un ponte e lo salvano i suoi soci. Ma no, raga, sapete che tanto io gioco sempre quello che posso, anzi, non vi preoccupate, grazie. Dante, sempre alla ricerca di Beatrice, continua il tuo viaggio che darà soddisfazioni, grande Angel. Ma sbaglio? Ho messo a bet 10. Cioè, come sa, eh? Ok, quindi sì, raga, ci mancherebbe. L'informazione e la cultura vanno a braccetto, è fondamentale. Ma appunto dico che secondo me è controproducente. Io conosco anche tante persone molto intelligenti, molto colte, che però sono un pochino più, direi, radicali, un pochino più chiuse su certi argomenti e magari a prescindere dicono no, l'intelligenza artificiale rovina la creatività, e non, cioè, e sono più focalizzati sul lamentarsi che, cioè, io capisco la critica, però la critica va fatta quando poi uno si informa e ha ben chiara la, non lo so, la situazione. Perché lamentarsi solo per il gusto di lamentarsi, sto volto, infatti, raga, è un pochino, poi facciamo fasti giri, poi la cambiamo, la giusto per accontentare, meno male che non ho bevuto, ma infatti è un pochino vorticosa. Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Però l'aveva chiesta tutto ieri. È un piacere ogni tanto provare a soddisfare le richieste degli amici della community. Ti ricordo che in Italia abbiamo ancora persone che non sanno leggere, fra altro che intelligenza, ce ne vuole di tempo. Neuralink credo che sia una figata pazzesca e possa aiutare tante persone con deficit seri. Infatti, ma ne parliamo di Neuralink. Comunque sì, il problema è anche quello, cioè che comunque sia, abbiamo, ma non voglio parlare di politica assolutamente, tanto, cioè, per carità, però abbiamo tutta una serie di persone che, non tecniche, che prendono decisioni, però sulla base sempre del consenso, e quindi raga, se tanto il motore della politica è il consenso, non so che ci facciamo. Più che i risultati. Proviamo ad immaginare che scoperte si possono fare in medicina e in fisica in generale per migliorare le nostre vite, ma sempre con attenzione e senso di responsabilità. È chiaro, raga, il problema sono che ci sono da una parte i consensi e da una parte i soldi. Se quelli sono il feedback positivo per portare avanti, cioè per avere il potere di prendere delle decisioni, siamo inguaiati. Comunque, seguo per quanto mi riguarda, se ne riparla tra un paio d'ore. Cambia sta slot, ma la cambiamo, raga. E quindi, quindi sì, Neuralink, raga, per chi non lo sapesse, è questo dispositivo, questa tecnologia che sta sviluppando Elon Musk tra una macchina elettrica e un razzo che riatterra da solo, e una città solare, la costruzione di un nuovo metodo di trasporto. Tra le mille idee matte che ci sta avendo quest'uomo, Neuralink è questo dispositivo che praticamente viene installato nel cervello e ti permette di interagire con dispositivi tecnologici e non solo. Dai, dai, che tu in questo momento stai dando i soldi, ogni click aiuti lo Stato. Bravo Dante, si parla solo di lucro, di non salvare vite. Chiaramente fa parte anche quello, però purtroppo la ricerca, tutta sta roba richiede soldi, quindi è così, non si scappa. Quindi da una parte capisco l'esigenza di avere fondi, dall'altra se quello è il motore, se il motore principale sono i soldi e non il raggiungimento di risultati, lo vediamo con tante tematiche energetiche, di inquinamento, tutta una serie di robe che... Boh! Andiamo a rifare quella degli hot dog, va. Tac. Chiaramente si parla pure di salvare vite. Si parla pure di salvare vite. Ah.
Amici, Rascettino a 100 like, mi raccomando, non ci fermiamo. E vedremo, vedremo. Comunque adesso di base Neuralink come primo scopo ha sicuramente quello di aiutare persone con disabilità, perché comunque sia può tenere conto di tutti i parametri del corpo in maniera immediata. Quella è una cosa assurda, mettilo subito. Mettilo subito! Quello è pazzesco. Oppure la possibilità di interagire con dispositivi tecnologici semplicemente con il cervello è veramente assurdo. E secondo me, raga, anche questa sarà una cosa che, pam, a un certo punto entrerà. Entrerà e sarà inevitabile. Però... boh. C'è una roba che sembra finta. Mettilo! È una roba che sembra distopica di un film, e invece è dietro l'angolo. Poi prima che verrà resa accessibile, prima che verrà resa tutto quanto regolamentata, le passerà. Però, cioè... però c'è, non si scappa. Io avrò bevuto 3 litri d'acqua nel frattempo. Cosa l'avete viste? Le presentazioni di Neuralink. Prima sul maiale lì. Il maiale vero stava. Tutto giusto, Dante, ma l'intelligenza spirituale dove la collochi? Beh, raga, quella viene prima, è fondamentale. Quella viene prima. Spirituale, emotiva. Eccolo qua! Il burger. Pillola rossa o azzurra? Comunque ogni slot che sta scendendo fa cagare una peggio dell'altra. Grazie, Seiko. Allora. Extra cheese. Ha ragione Seiko. Una volta era definita scienza, ora per me è solo fantascienza. Ormai Matrix c'è. Ha riattivato. Ne da 10? Occhi spuntati, amici. A me questa non dispiace, è nuova, la volevo spaccare. Vediamo un po'. Prima l'etica professionale. No, no, ma raga, ma assolutamente, assolutamente. Però è anche vero che spesso siamo così chiusi nelle nostre idee, nei nostri sistemi di fare cose, che vai a rischiare che e poi la novità non entra mai. Cioè, nel senso, se tu vedi Elon Musk, che adesso uno può avercela come gli pare, però c'è il risultato oggettivo di fare atterrare un razzo, no? Che è una cosa clamorosa, che nessuno aveva mai fatto prima a livello energetico, a livello economico, a livello di vite, a livello... cioè... è una cosa che è solo positiva, no? Se prendiamo singolarmente sta cosa. Però lui ci ha avuto contro tutti. Ci ha avuto contro i suoi eroi, Armstrong. Cioè lui ha fatto una roba che nessuno aveva mai fatto. E ci ha avuto contro tutto il sistema spaziale contro di lui. Per fare una roba che è servita solo a migliorare. Quindi ogni tanto, secondo me, serve qualcuno. Riattiva di nuovo. Capiamo. L'importante è che la tecnologia sia sempre al servizio degli uomini e non viceversa. Di fatto una macchina resterà sempre tale, non potrà mai sostituire l'uomo, anche soprattutto perché è imperfetto. Assolutamente. 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 No, eh. Fai una pagata, vera. A dopo, segua, a dopo. Paga in bruscolini. Riattiva. Ah,
Quello è già al massimo. Diventa wild il formaggio. 97, buona bevuta. Maledetta. Sono discorsi tosti, amici. Sono discorsi belli tosti. Bello farli, però. Bello farli. Dunque, sei pronta? Tra un po' è il tuo momento, eh. 90... Bet 3 con riattivazione 20 giri, 97 euro da denuncia. Mamma mia. Raga, non paga un cazzo, cioè, non lo so che devo fare. Più che distrarmi e sperare. Più che distrarmi e sperare. Andiamo ad andare da Gates. Andiamo ad andare da Zebecesso. Mai visti sti hot dog maledetti, comunque una roba imbarazzante. Andiamo di Madama. Brucia la Dante, se ne metti, buttalo dentro di nuovo almeno. Ma va a cacare, va. Andiamo a fare la Madama, va. Andiamo a fare la Madama. Duki. Dai, su. È arrivato il momento, Duki. Ci servi tu. Prova la case normale, questa slot di... Allora, Gates Sugar Sweet Madame. Proviamo a spinnarla. Chi è che aveva detto l'altra volta di provare a spinnarla? Proviamo. Proviamo le 30, va. Duki. Vieni qua, Duki, dai. Muore. Tutte tranne questa vergogna. Duki sgranchia le zampette. In che senso, Robè? Capiamo. Duki, è arrivato il momento tuo. Vieni qua, dai. Ah, è tempo di meritarsi le crocchette, Duki. È arrivato. Compra, Dante, compra. Diamo una possibilità. Io non l'ho mai spinnata questa. Non l'ho mai spinnata, gli diamo una possibilità. Magari. Duki, dai, dai, fai un'attivazione. Secondo te? Inizia il pelo, il momento del... Occhi, occhi... ingufati. Non ne vuoi sapere lui, eh? Solo dormire. Papalanzata, altro che. Difficile che dia il bonus spinnando. Questa però può succedere. Ecco lo scontro con Duchessa, la gatta Fortunella e la Madama Zingarella. Chi vincerà? Cicciolina. Per riservare i premi Nobel ricevuti negli anni 90. Su questa, in play ho visto la Max Win. Lo so. Lo so, l'ho vista la Max Win. Cicciolina è un libro aperto. Duki. No?
stata uccisa. Dai, proviamo a prendere il primo bonus esplorativo. Primo bonus esplorativo. Dai, Luki, su. Bel per 25. Vediamo, vediamo, amici. Occhi arrotati. Raffaele infatti mangiava sempre. Iniziamo. Iniziamo bene, iniziamo. Anche la madama. Fortuna che l'ho fatto esplorativo. Fortuna che l'ho fatto esplorativo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Mi fermo qui. Ci sta Raff. Avete in jack, continua. No, eh. Giovanni Lore, benvenuto in live, buona Pasquetta. Angelo Bianca, anche a te, ben arrivato. Amici, controlla di aver messo like, mi raccomando. Gatti. Grande Giovanni. Che monnezza. Continueranno le mazzate per Dante, secondo voi, oppure riusciremo a uscirne? Occhi puntati e scopriamolo. Scopriamolo insieme. Esploratore. Le fatiche dantesche, le mazzate. Buongiorno per chi entra. Grazie Roberta. Dai, ne provo un altro, sempre esplorativo qui, perché volano mazzate. Luki, dai. Almeno un per 10, dai. Secondo me oggi becchi la slot giusta. Per le probabilità. Dovrebbe essere il momento. Luki, ho detto un per 10, però. Sono un misero per 5. Ti potevi fermare uno dei tre prima. Impartiscila. Capiamo. Maiaia, tutte le vie. Questi maiali però. Metti i maiali. I maiali volanti sono entrati. Dai, dai. Dai, dai. Fare i gatti. Fare i gatti che non c'ho pagaduchi. Dove eri? Peccato. No, questo è stato molto buono, molto buono. Finito. Intanto questa una ne paga. Occhio al malocchio. Occhio al malocchio. Dai, c'è spazio. Vabbè, dai, non ci lamentiamo. Ne riprovo l'ultimo a 100, poi alziamo. Dai, Luki, occhi puntati, Luki, dai. Vai, Luki. Per 8 adesso. Alziamo, dai. 5 spin. Ma cacare, va. Pagane uno. Pagane uno, maledetta. Sempre così. Sempre così. Amici, grazie a 100 like. Lascia 100 like, non ci fermiamo, amici. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Che fatica. Luki, Max Win, dai. Fuori attivi. Dai. Capiamo, va.
Iniziamo. Ma va a cacare, va. Buono, dai. Insisti. Insisti. Occhi fucillanimi. I gatti. Cacare. Cuce. K. Che c'è? Comunque l'ha doppiata. Ma non me la sento però di alzare, ragazzi, secondo me. Prendiamo, proviamo l'ultimo accento. Secondo me doveva mangiare questo. Doveva pappare. Che sarebbe la leva pasquetta, ma non deve stare in compagnia. Andrea! Vai! Per 5, per 12. Va bene, si sta mantenendo. Si sta mantenendo. Tarata, 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 tarata. Andiamo. Le carte, i gatti. Dai. Missile partito, onesto. Parapa, parapa. Ah, nessuno, raga. Chi vuole compagnia? Noi siamo qua. Se no, uno fa quello che vuole. Ma la lui chi è, eccola? Noi relax, esatto. La lui chi è qua, raga? Non so se la vedete. Salutiamo tutti Andrea, adesso sarà in compagnia. Taratà, taratà, taratà. Oh, paghiamo? Dante non prende la connessione. Ma te, Giovanni, non prende? Cuore di cieca, amici, che... c'ho i traumi dopo le live cadute. Fatemi sapere se è tutto a posto, asso. Tony Mad, benvenuti in live. Guarda i maiali. Guarda i maiali che non ha pagato. Sta cessa. Dai, bet 2. Alziamo il livello dello scontro, amici, crediamoci. Amici, non ci fermiamo con i like. Comunque vi ricordo, amici, che oggi staffetta alle 18 parte Luke fino a circa le 21 su Merry and Friends. Poi ci sarà anche Antonio stasera in live. Vai, Luki. È il tuo momento, Luki. Easy spin. Spacchiamola. Spacchiamola. Si vede benissimo, grazie Simone. Occhi puntati. Adesso voglio... Madonna, Luki. Sei pronta? È il tuo momento, Luki. Adesso voglio un falare con due zingare. Due zingare e un falare di gatti neri. Lo puoi fare? Andiamo. Auguri ancora, Tony. Sembri una gnocca. Grande ricordo. No. No, Luki. Hai messo le due cose, ma dove eri tu? Già ci sono. Ora i gatti devi mettere, Luki. Boom! Insistisci! Nunzio, sto fusillando troppo, sto prendendo mazzate. Altro... Ok, gatta l'uno. Un auguri anche a Nunzio. Ah! Buon compleanno Giovanni Lore. Buon compleanno. Grande Giovanni. È vero che è il tuo compleanno oggi, Luki. Vuoi andare via, amore? Vai. Andiamo. Stai volando fortuna comunque. Andare, vai. Una carta mancava lì. Luki, te ne vai, non paga più questa. Ah, Luke, benvenuti in live. Avi! Va bene, va bene. Ragazzi, è arrivato Luke, bisogna cambiare slot.
Bisogna cambiare slot, raga. Facciamo una prova. Facciamo una prova anti-Luke. Buona Pasquetta, Luke, buona Pasquetta. Vediamo, vediamo, vediamo. Oggi non basta che la mia vicina di casa, Dante, può salutarla e fare gli auguri. Ho sentito l'odore di Madame Destiny. Vediamo se lo sfatiamo. Lo sapevo io! Io lo sapevo! Io lo sapevo! Vedete, arrivato Luke, io Luke ti voglio bene, lo sai che ti voglio tanto bene, però quando c'era Madame... Porco due, chi gli avrà combinato la Madame al nostro Luke? Porco ladro! Dovevo prenderlo a 20 centesimi, dovevo prenderlo, altro che... Porco ladro! Avevo appena pagato! Avevo appena pagato! È andata via la Luki, è arrivato Luke. E le ci sono fan. Porco due. Che gli avrà combinato, raga, sta madama? Per beccarsi la maledizione. Grande Giovanni, ancora tanti auguri. Amici, vi ricordo che oggi Super Lives alle 18 parte Luke su Merlin and Friends. E c'è anche Antonio stasera. L'avrà sempre trattata come una tinderina. Ecco che avrà combinato, Simone. Probabile, probabile. È come un campanello d'allarme quando entra male devi uscire. Le Jason Fane. Iscrivetevi al canale e mettete like, grazie. Luke, scusi, ma quando arriva lei uso l'acqua santa. Non si... Cioè Piccu. Detto alla nostra Piccu. Ne provo un altro. Giusto per sfatare. Occhi sfatati. Meglio. Dai. Andiamo. Qua ci vuole l'esorcista. Cioè la Max Win ci vuole. Sfatiamo il fato. Mi sono graffiato i testicoli. Scusate, ho dato un pugno al microfono. Peppino! Buon pomeriggio, buona Pasquetta, Peppino! Oggi live alle 15, fino a circa le 18, poi parte Luke alle 18. Pusildante che va a Pusilla, Pusillo. Lo vogliamo alzare questi giorni, tocca a Pusilla. Ui! Bella merda. Pusilla oggi. Fieramente. Sfatiamo il fatto, sto morendo. La tua maglia è top, grazie John. È un regalo di un amico. Come stai, Peppino? Sei in ripresa? Dai, proviamo un'altra due. Sfidiamola la maledetta. Poi cambiamo, dai. Dai, Mandate un po' di saldo pure a me. Oggi facciamo la staffetta, esatto. Anche perché poi, dopo Luke, dalle 18 alle 21 c'è anche Antonio, quindi amici. 8x8. Chiudiamo con un bel millino e andiamo alla prossima. Comunque amici, rascettino di like, controllate di averlo messo, che viene una piccola discrepanza, magari arriviamo a 100. I maiali. Occhi sfatati. Ok. Ho 23 maiali. Dai. Mi devi prestare il Soriano. Ok. Ma non mangiare gli ultimi.
Ma va a cacare, ha messo pure due maledette. Quello poteva pagare qualcosa. Vediamo, dopo Antonio alle mezzanotte e mezzo, sapete, capri. Vabbò, raga, cambiamo, va. Andiamo di Gates. Andiamo di Gates. Andiamo da Zebe Cesso, il maledetto. Che ieri non si è comportato in maniera spregevole. Luke, non mettere like perché sono impegnata contro la Iella. Allora, riprendiamo. Occhi impegna. Impegna. E allora, giriamola senza funzioncina. Prendiamo un bet 5 così. Poi semmai aggiustiamo. Ho acceso che mi volevo vedere la live di Luke di ieri. Trovo Tantolone on fire. Eccoci qua, eccoci qua. Stiamo prendendo mazzate a destra e a sinistra. Mazzate a destra e a sinistra. Sopra e sotto. Andiamo di recuperare. Oh, lindo. Bet 5 alla fiducia. Ci si prova. Vediamo un po'. Lo zingaro scalco di Zebedeus. Dante, dopo fai quella nuova della Pragmatic, dice Michele. L'avevo vista, l'ho cercata, quella che è uscita oggi, ma non c'era prima. Credo che ancora non l'avevano messa. L'ingordo. Comunque, buona Pasquetta anche a Michele, benvenuti in live. Amici, controllate gentilmente di aver messo i like, propiziatori. No, eh. Ma voglia tu. Il maledetto. Non lo vedo propenso, eh. Non ha sparato niente ancora. La ventina così. Vediamo di aggiustare il tiro. Ehi, like non l'avevo messo. Ora rimediamo. Ti è, grazie Tony. Anto, è meglio che vada live dopo le due di notte come il programma di Cin Cin. Cin Cin di 30 anni fa. Che era? Come si chiamava il programma? Che era il programma con Umberto Smile? Chi è? Un per mille, così. Il per mille è tipo un miraggio nel deserto. Esatto. Mai visto. Ma anche per 500 io non l'ho mai visto. Per 2,50 due volte l'ho visto, due volte l'ha pagato spinnando. Colpo grosso. Che ride, madonna. Spari adesso, me lo sento. In culo. Dante, mi sono addormentata, hai fatto bene, Maria. Alessandra Cantini, eccola qua, benvenuta in live, buona Pasquetta. Oh, raga, qui io non la vedo. Non la vedo, nemmeno 3. Poi lo compriamo. Colpo grosso, che dire. Oh, passato, spara. Finito? Verdi? Gialli? Anelli? Tutto? Dai, metti verdi e gialli. No, no. Si è fermato, il maledetto.
Il maledetto. Spera di non vedere il 1000x come hai visto io, perché sennò spacchi il computer, tavolo, sedia, lampadario, finestra, perché non l'ho pagato. Ma io l'ho detto, raga, la condizione per la quale io bando la Zebedeus è proprio questa. Ma non mi arrabbio nemmeno, se vedo il per 1000, porco 2 per 12 era buono, se vedo il per 1000 e non lo paga, io la bando, io ve lo dico. Concetta Muriel, benvenuta, buona Pasquetta, e benvenuta in live. Oh! Betto Fortunello, forse? Abbiamo trovato. Auguroni, auguroni. Buona Pasquetta, amici. Controlliamo, mancano 6 likes ai 100. 5 likes ai 100. Grande Robby, sei la numero 1 della live. Grande, Roberto. Gialli? Facciamo il colpo grosso alla Zebedeus. Nuovo meme. Aia. Eccolo. Mica da tutti mettere i like. Dai Zevi, dai Jonathan. Abbiamo Umberto Smaila, prossimo ospite in live, amici. Domani sera. Amici, facciamo tutti gli auguri di buon compleanno, se non abbiamo fatti. A Giovanni. Raffaele, no, il fatto che non gli stava che... Luca è andato giusto per la madama, ha sentito il richiamo. Il richiamo della madama. Ma mettilo! Cessosa che non sei altra. Maledetto Zebedeo, sei il solito. Allora, proviamone uno esplorativo, poi alziamo il livello dello scontro. E magari a bet basso spara più alto. Magari. Vediamo. Pensa che Vito che si è fatto un bel smile. Sergio Roviglioni, buonasera, benvenuti in live. E buona Pasquetta. Sei più alto. Ti metteva 2 stelline pure te e spegneva la TV. Grazie per il like, Sergio. Meno male la spalla più alta. Successo. Però un per 50. In amicizia. Una vitaccia ha fatto, sì sì. Se non sparerà mai. Ma non sparerà mai! Mi viene davvero le stelline. Eliseo Di Liberto, grazie di cuore, benvenuti in live, buona Pasqua, buona Pasquetta. Le stelline le vedeva lui senza spegnere la luce. Sul braccio, guarda. Occhi stellati. Maledetto Zebedeus. Maledetto Zebedeus. Amici, siamo arrivati a 100 like, ma non ci fermiamo, amici. Non ci fermiamo. Dai, Zebi. Butta dentro qualcosa di sostanzioso. Soprattutto quello spazio. Spara!
Sei una brava persona, Dante, mi stima e rispetto. Sergio, grazie di cuore. Grazie davvero, apprezzatissimo. Compra una Bet 3. Poi vediamo, ragazzi, sta solo mangiando, il maledetto. Raffaele poi andava con Dante a giocare con i cassoni della siga. Come era ieri sera, Luke? Penso mazzate, non l'ho vista tutta la live, ma... Stiamo prendendo mazzate da 3 giorni. Lumerlu, grandissimo, ben ritrovato e buona Pasqua. Come va Lumerlu? Devi recuperare con la tua suprema. Raga, io insisto a bet 1, voglio un attimo capire se vuole pagarne uno. La maledetta. La maledetta cessa. Dai. Facciamolo salire sto moltiplicatore, maledetto. Anelli e spade, dai. Anello, anello, anello. Spara di più. Spara di più. Bravo. Comunque io continuo a pensare che Zabinas normale paga molto di più di questa. Questo è buono se non si mangia 56 giri come fa al solito. Ok. Metti qualcosa. Non ti mangiare tutti i giri. Non ti mangiare tutti i giri. Zimbo DJ, buon pomeriggio e buona Pasquetta a te. Smettere di mangiare. Hai mangiato abbastanza. Hai mangiato abbastanza. Sempre la stessa storia. Guarda quanto spazio c'hai per sparare. Metti qualcosa. Nice. Vai a cagare. Buona Pasqua moderatori. Adesso ho bisogno di almeno una settimana di recupero. Per la mangiata, dici. Alessandro Valentino, anche secondo me, paga di più un Zebe normale. Buona Pasquetta, amici, benvenuti in live. Smentisci. Smentisci, spara grosso. Ma io mi distraggo. Io mi distraggo. No, eh. No, eh. Ciao Angelo, benvenuto in live. Johnny, siamo calmi. Come procede Mario? Mazzate. Non è che oggi, sono 3 giorni che mi prendo mazzate. Parapapampa. Madonna, 3,75 euro. Ma i coglioni. Ultimo dai, poi cambiamo. Bet 1 porta sfiga. Nuovi idea. Mario è tornato giusto per... Vediamo. Cazzo. Pranzo importante in famiglia, direi a buffare. Bene, bene. Occhi a buffati. Sono le slot che fanno schifo, Johnny. Pam, parapam, pam, pam, pam. Sta fusillando Zeve, niente di nuovo. O spara... Cazzo. Pam. Raffaele, tutti petto con questa porta di sfiga. Lasciate 50 like. Antonio, la torre, benvenuti live. Buona Pasquetta. Ma io queste promesse mai fatte non me le ricordo, raga. Queste promesse mai fatte io non me le ricordo.
stiamo approfittando della bontà del buon Dante. Allora, ieri quanto aveva mangiato questa? Ah, ci aveva buttato fuori questa ieri. Altro che. Sta facendo schifo, è inutile alzare. No, ma chiaro, chiaro. Dai, Sweet. È tempo che caghi. Ma il per 1000 nei bonus esiste? Nice. Bella domanda. Esiste il per 1000? Siamo, iniziamo a cacare anche qui, eh. Dante, avevi anche giurato su Luca Giurato che compravi a Bet 10. Dante, tu la Crazy Time non la giochi mai. No, raga, non... Ma vaffan... Vabbè, dai, basta, vado via subito. E... No, raga, non... A me il casino non me... Non mi sconfinca, non mi diverte. Quindi, tendenzialmente no. Grazie Paolo, grazie Paolo. Benvenuto e buona... Buona Pasqua e Pasquetta. Potevi iniziare a sparare bene, maledetta. Amici, comunque vi ricordo che alle 18 parte Luke sul canale di Merlin. E poi... Spara più grosso! E poi, amici... C'è anche Antonio stasera alle 9. L'ho preso due volte negli spin. Ma vaffan... Questi 50, già il secondo, queste mani. Non le parole scure di Dante, ti prego, Aladino non so. Ma c'è un senso per Aladino o... Ma l'ha pagato sto per 1000? Ma che batteri? Schifo. E dai. Ma che cazzo. Proviamo a bet 2, va. Dante, promettessi di prendere una 10k. Sì. Nei sogni. Allora. Questo deve pagare. Con cosa brindi? Con succo di pera? Sì, spinnando sì, ma nei bonus mai visto. Io non l'avevo mai visto. Entralo! No, non scherzavo, Dante, nella mia regione c'è Cilli e Aladino. Che Cilli? Ma va a cagare le saponette nemmeno. Guarna! Ciao, benvenuto in live, buona Pasquetta. Il saldo si è rimpicciolito molto. Dimezzato, raga, non si scappa. Non si scappa la stacessa pure, eh. A bet 1 2000 euro quella prima. Ah, quindi te la paga tutte e due. Te la paga su entrambe le volte. Te l'ha pagato. Che culo. I viola. Le saponette. Tu va. Allora esiste, salto. Mo se mangia gli altri 6. Spara! Torniamo seri. Serve la botta, serve la botta, sì, raga. Beh, riattivato, saponette, viola. La botta o la botte? Tutte e due. Era l'ultimo qua, mi sa. Ah, ne mancava uno. E lui è un miracolo. Saponette. Si è mangiato 3 per 50 comunque, io... Non lo so se non è un segnale negativo. Se
Dobbiamo insegnare in negativo questo. Insistiamo a bet 2. Comunque c'è un altro book, raga. Nel dubbio. Esiste uno spettacolo quando spara, madonna. Me lo sogno la notte. Uva. Poi due volte da sparare. Dai. Fanno uno spin serio. Viola. 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 Spara. Per due. Mai preso, mai preso, mai visto. Neanche lui. Ma neanche all-in posso fare. Neanche all-in. Johnny, se va al bancomat trova Zebedeus che ride. Due volte ha sparato, ma il per mille? Nice. Si ferma sempre. Troppo presto, troppo presto. Se lo spara e non lo paga, veramente lo paga. No, io l'ho detto. Se lo spara e non lo paga, io lo pago. Puoi riattivare almeno? Ah. Tanto non spari almeno. Ti mangi 5 spin. Big bless, bless, spende la bettata. Vediamo, vediamo. Peccato anche qui. Tanto questo è rientrato. Beh? Beh? Francesco Vecchio, benvenuto in live. Buona Pasquetta. Dai, yeah. Occhi mazziati, amici. Occhi mazziati. Andiamo. Palle. Dai! Come manca? Eppure oggi. Eppure oggi, sta maledetta. Ha mangiato tutto. Magari diamo, diamo il codice dei nostri bar. Dai, non pusillo, amici Olin. Non pusillo, amici Olin, sweet caca. Maledetta. Amici, nel frattempo, controllate di aver messo like. Anche gli amici, basta un clicchino. Dai, yeah. Vaffanculo. Ho detto non dico niente, se mi ha dato quel per cento. Brava bastarda.
sta maledetta. Che maledetta, raga. Io non ci voglio credere. Era silenzioso, come era impossibile. Io penso, me ne stavo immaginando uno che entra in live e mi vede a fare un bonus silenzioso e dice che succede? Raga, si è mangiata nonostante tutto, si è voluta mangiare tutto. Io... Boh. Andiamo a spinnare. Proviamo a spinnarla. Dante, sei affetto da mutismo selettivo? Lo devi fare la cacca. Sì, si è anche la riattivazione ha mangiato. Giuseppe, stavo ridendo per Giuseppe. Era tutto giusto per rompere lo schermo. Madonna, veramente, raga. Se ne esce più. Dai! Non se ne esce più, amici. Tanti like di supporto per il povero Dante, amici. Sono mazzate. Solo mazzate, è una cosa... Ho provato a distrarmi, abbiamo parlato di tante cose oggi. Anche lei il bonus non l'ho mai preso spinnando, Sta maledetta. Oggettivamente così è irritante. Prendi mazzate e basta, dici. Va bene. Vai a Dante Supreme, dai, ci andiamo. Dopo questa. Ci proviamo. E anche oggi. Sta maledetta. Madonna, politica per favore. Lasciamo sta. Se questa stop l'avesse vista un parroco sarebbero parte delle bestemmie, esatto. E anche oggi mazziatoni per Dante. Bene. Bene, amici. Andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima. Andiamo alla serissima. Serissima, salvaci tu oggi, Siamo perduti, se no. Allora, amici. Non si dice. Andiamo in un esplorativo. Vediamo che ci racconta, che ci canta sta... Slottina, facci un po' vedere, facci un po' vedere. Amici, vi ricordo che tra un'oretta, a parte la live del buon Luke,
sul canale di Merlino. Quindi non mancate, la giornata di staffetta. Non lo sapevo. Ma come? Vabbè. Ora recuperi, speriamo, Piero. Speriamo, vediamo, facciamone un esplorativo. Ti salvo. Vabbè, salvo errori. L'avete mai visto ai tempi il programma, come si chiamava il programma di Maccio Capatonda? Che faceva, non so se era MTV, che era? Che faceva il finto telegiornale. Vediamo se qualcuno l'ha visto. Cioè Mario, come si chiamava? Quello attacca, ma scende altro. Un altro rosso? Non sia mai, Roberto, puoi parlare di politica, scienza, parroci, slot, ma non parroci. Mio figlio. Blu. Anche lo scatter, maledetto. E pure lei si presenta male. Tanto non lo mette. Non lo mette, è inutile che lo fa vedere. Tanto sì. E invece riattivazione. E invece riattivazione. Vediamo. Ma una volta ha riattivato e ha pagato zero. Quindi vediamo. Raffaele Birbone. Andro giallo, dai, fallo scendere. Bravo. Vediamo un po'. Un blu. Raffaele, Roberta. Pensa di essere un gatto. Luigi, sei tornata? Non c'è niente. Un viola. Brava. Dai, su. Brava, agglomera. Ma se metti delle torte, per una volta, metti delle torte quelle belle, magari qualcosina. Qualcosina, magari. Metti le torte, dai. Anche aperturo con tutta sta roba senza le attivazioni, pure questa era una mazzata. E mangia e metti le cazzo di torte. Fortuna sta agglomerata, ma non c'è niente. Ma comunque l'ha doppiata. Un rosso. Eccoli. Ti fa scendere le torte. Fai scendere le torte. No, Influenza mai pensato. Ho scritto flatulenza. Zitta, zitta. Ha pagato. Zitta, zitta, Luigi. Che fai? Tutto il tavolo. Senza riattivazione qua erano mazzate, invece. Ma perché guarda, se hai frenata scureggia, ve la chiudiamo sto disco. Sa che è meglio. Amici, Luke sta mettendo in chat il link della live che parte alle 18. Mi raccomando, amici. Oggi giornata di staffetta. Occhi spuntati. Quadrate.
Gli è quadrato, l'ha fatto entrare. Capiamo. Tiene un'altra, dai. Cupcake. L'ha messo quello sbagliato. L'ha messo quello sbagliato. Ok. Ah, Merlino! Non mancate stasera. Mi raccomando, amico, alle 20... sì, alle 20, alle 18. Angelo, Alex, buonasera, benvenuti in live. Andiamo, Luke, ti voglio vedere giocare la madama. Blu. Un altro blu. Comunque, non la vedo malvagio, eh. Auguri anche a Merlino, chiaramente. Finito? 10 euro, potrebbe andare peggio. Proviamo a bet 2. Vediamo che non faccio cacare. Dai, serissima, buttalo dentro. Uno serio. Come solo tu sai fare. Questa come uno alza lì mortan guerrieri. Zero. Zero. Ma che palle. Che palle. Metti un blu almeno. Restituisci. Ragazzuoli! Grande Merlin. Ma guarda gli incastri, mi è entrato uno. Raga, tocca scappare. Tocca scappare a gambe levate qui, altro che. Dai, ne provo un altro, poi magari cambiamo. Ti abbracciamo a distanza. Pa pa ra pa 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 ra pa pa pa. Due l'ha messo. Mai le torte, quando c'è il moltiplicatore, tu. Mai, Fa apposta, rimesse. Due blu. Un blu. Io scherzo, ovvio, non mi permetterei mai. Vabbè, ci mancherebbe, dai. Si gioca, si gioca. E pure questa. Vuole menare. Blu. Ah, perché ha cozzato. Tanto blu, tanto blu, tanto blu. Ma quello lo agglomera, però non vedo altri incastri. Ah, c'era il viola, sì. Se non la legge 6-6 non può agglomerare le torte con i moltiplicatori interessanti. Tanto per tirarti su basta un unico tiro ed è big win. Speravo.
fa un full screen di torte e siamo a posto, eh. Ma l'ultimo spin che lo mangia regolare proprio. E invece, metti una rossa dall'alto. Metti qualcosa. Ma poi la cosa naturale, se scappa, scappa. Maledetta. Tostarella, amici, tostarella. Insistiamo. Insistisciamo. Vai, che non la fa una dog house. Vediamo un po'. Vediamo un poco. Dante continua, e continuiamo, non vediamo. Pappa era pappa pappa. Bravo, le torte sempre senza moltiplicatore. Facile così. È facile così, maledetta. Come disse sì, prendi e tostarella. Rosso. Quando l'avrebbe detto? Quando l'avrebbe detto? Amici, noi ci fermiamo con i likes, mi raccomando. Ma guarda tu, le torte lì. C'è un agglomero interessante. Fanne scendere due. Sugar 1000. Fa scendere due quadrate, su, dai. Poi scendere due quadrate, su, dai. No, eh. O due cupcake. Un'altra quadrata? Che culo! C'era con le quadrate questo bonus, dai, ancora! Ancora! Dai, andiamo! Un rosso in alto a sinistra. Ah, ci avevo creduto, c'era una torta rossa. Dante zio è con te, ma un po' più con quella zucca. Grande Paolo, buona Pasquetta. Mancava la rossa. Metti le torte. No, di nuovo. C'erano i cupcake. C'erano i cupcake. Facevamo una botta con tutti quei cupcake. Ma va a cagare. Insistiamo, amici. Dante lo disse durante un suo video in cui parlava dei buchi neri, se non erro. Assolutamente. 124esimo like da zio, grazie Paolo. Come stai Paolo? Benvenuto in live. Amici, vi ricordo che alle 18 parte Luke sul canale di Merlino. E poi sta staffetta continua con Antonio alle 21. Bello. Mette il rossino. Ok. Capiamo. Capiamo. Metti qualcosa. Che fatiche dantesche, amici. Andiamo a dire una bella big win qui. Orlando, ben ritrovato, buona Pasquetta. Non entra, eh. Le cose verticali cessose. Le torte ha pagato. Giallo? Bene. Sono due scatter lì, eh. Se agglomerasse non c'è un cazzo.
La torta in alta sinistra. Metti quella torta. La messa. All'ultimo spin. Almeno rientra. Paga anche qualcosa. Mamma mia che fatiche. Fatiche dantesche, amici. Piano piano. Zitta zitta. Zitta zitta. Ne pagasse uno serio. Con questo fuso orario sono in tilt. Facciamo fischiare le orecchie a Eleana. Dove sei? La serissima. Zitta zitta, amici. Vuole restituire. Non riattiva tanto, raga. Dimenticatevelo. Peccato. Peccato. Mando rosso sopra. E vabbè, dai, lo fai apposta però. No, no, no. Stava lì, stava. C'è la tortora sotto gli occhi. C'è la tortora sotto gli occhi. A cagare. Oh, che è successo? Metti blu. C'è la tortola sotto gli occhi. Questa è una beffa, eh. Questa è stata una beffa. Metti un blu in alta sinistra, un viola in alta destra, fallo. Che beffa, raga. Mo tira giù qualcosa. Cazzo. Che cazzo ci ha tolto, raga? Che ci ha tolto? Porco ladro. Fa scendere una quadrata subito. Brava. Ora. Capiamo. Ora fai scendere i cupcake in alto a sinistra subito. Fanne scendere un altro subito di cupcake a sinistra. No, no. Stavo credendo troppo che funzionava. Metti le torte. Metti le torte subito. Ok, la messe. Un giallo, c'hai tre spazi. No, cazzo, un giallo lo poteva mettere. Occhio al pesce. È l'ultimo? È l'ultimo, Max Win? I rossi agglomerano, eh. Attenzione. La serissima, raga. Ma chi gli vuoi dire? I viola agglomerano? No. Peccato. Che gli vogliamo dire alla serissima, amici? Che gli vogliamo dire? Se non ci fosse lei, come faremmo senza la serissima? Mamma mia. Che slot, amici. Se avesse riattivato. Se avesse riattivato. Ladro. Che botta. Peccato che ci ha fatto annusare quella riattivazione. Questo se lo mangerà proprio di netto. Guardala come va giù. La quadrata. Amici, ci siamo fermati con i likes. Mi raccomando, non ci fermiamo. Una rossa, dai che la puoi mettere, una rossa, che ce l'hai. Ce l'hai una rossa. Mannaggia. Volevo vedere una cosa.
Che la rossa la seconda, ok. Ero indeciso tra il cupcake e la torta rossa, la rossa. Ah. Che ingorda maledetta. Che ingorda maledetta. Se la faccenda di viola va bene. No, troppo. Doveva mangiare. Se c'ha 2,80 o 400. Proviamo a 2,80. Vediamo un po'. Occhi spianati, amici. Crediamoci. L'attacca, ma tanto non scende giù. E raga, niente uovo di Pasqua stanno. Tu classico portachiavi. E raga, all'Olanda uovi di Pasqua non è proprio. Brava. Non poteva tradire la Supreme, clamoroso. A me questa non paga mai. Cessa. Dai, ho avuto troppi complimenti, poi si chiude. Dai. Troppi complimenti, amici, abbiamo fatto. Sei impreziosita. Portachiavi con una farfalla. Amici, facciamo un rush a 150 like. Proviamo a forzarla, dai. Che dite? La proviamo a forzare? Adesso che ha mangiato. Nel frattempo, amici, vi ricordo gli appuntamenti di oggi, perché alle 18, tra 40 minuti, parte Luke sul canale Merlin and Friends. Quindi mi raccomando da non perdere. E poi alle 21 parte anche Antonio, ci sarà anche Antonio, sarà in live. Quindi staffetta, amici, occhi puntati, che stasera qualcuno spacca sicuramente qualcosa. Io un portachiavi con un cuoricino, io con una tutti i portachiavi. Va bene. Luca, i miei figli dicono che ormai sono grande per l'uovo. Nessuno è grande per l'uovo, tutti si meritano un uovo. Tutti. Ci proviamo? Ci vogliamo provare? Andiamo, dai, che poi mi chiamate Pusildante, Pusildante qui, Pusildante là, poi uno alza l'aereo dello scontro e vediamo che succede. Andiamo. Non si è mai grandi per l'uovo, esatto. Dai. Serissima. Pensaci tu. Io ho un portachiavi con un cinghiale di cosa. Dai. Siamo una merda. Raga. Oh. Metti il blu. Insisti. Sette spin sei magnato. Che torto. Cazzo. Nudi. Che chiacchiere. Ciao Arcux. Benvenuti in live. Metti una torta per una volta rossa lassù.
Non ho parole. Non ho veramente parole. Non ho veramente parole. Ma va a cacare. Uno prova. Uno non pusilla. E si becca le mazzate. Tutti hanno una macchina, tu invece vai con il cinghiale. C'è proprio la sella. I ferri di cinghiale. Sì, dentro l'uovo di cracco. Va bene, raga. Serissima. Niente. Zero pure questo. Zero. Cinghiale a diesel. Che roba. Metti il rosso. Ce la faccio più. Abbiamo mangiato, prendiamo l'autobus. Luigi, vieni qua, dai. Luigi, servi tu, dai. Sono nuovo, ma ti vedevo da qualche giorno in home page. Ti volevo consigliare la slot Holden Win perché ci ho fatto molte max win. Grazie Erkyux, benvenuto nella community. Ce ne stava una tema West che era uscita da poco che volevo provare. Ultimo. Solo mazzate. Tre giorni di mazzate. Mai visti tre giorni così, raga. Mai visti tre giorni così. Prendo la Duki che magari porta fortuna. Duki, vieni qua, dai. Ti vedo bella arzilla adesso. Duki, pensaci tu, dai. Sei pronta? Dai, andiamo. Dai, su, Max Win. Povero cinghiale, ha perduto la compagna. Io veramente, ragazzi, dove le tirate fuori? Sei confusa, Luki? Vai, torte buttate. Le torte buttate. Raga, io non la vedo più per la quale. Non la vedo più per la quale. Solo mangiando. Basta di leccarvi tutto. Ma io ci lavoro con la simpatia. Cioè fai lo stand up comedian. Raga, non se ne scappa manco oggi, eh. Non se ne scappa manco oggi. Ma uno dovrà restituire perché qua si è rimangiata veramente tutto. Con gli interessi. La compagnia l'ha mangiata Raffaele. Viola. Calcolo ogni volta che entravo in nemmeno 50 giri mi uscivano bonus che mi pagavano 100 minchia. Sculato. Quale in specifico hai detto la slot?
Magari domani la faccio. Madonna. Alla compagna. Perché io tra una mezz'ora, poco più, staccherò. Però... Duki, dove vai? Però ci sarà Luke in live sul canale Merlin and Friends, quindi se non siete iscritti là, chiaramente iscrivetevi. Beh, avevo capito Raffaele di bocca buona, dice dalle mie parti. Bel cinghiaia, raga. Di che parliamo? Madonna, si è mangiato pure questo. Pesantemente ha mangiato pure questo. Siccome ne intendevo tanto, cercavo Golden Winnie, me le sono giocate tutte e tutte mi hanno pagato. Minchia! Non lo so, raga. Non lo so, raga, qui che... Dai. Non so più che inventarmi. Non so più che inventarmi. Mi sono mazzato. Solo mazzate per Dante. Andiamo a fare una slot che mi avete chiesto tanto nei giorni passati. Che poi ho finito sempre per non fare. Che è la Candy Blitz. Ne proviamo uno esplorativo. E vediamo. Fai una barba rossa. Ci può sta. Ma qui se continua a mangiare finiamo a spinnare, raga. Io so che dico. Riattiviamo. Almeno il per 50. La Legacy of Dead, se mai facciamo. Antonino, benvenuto in live. Sì, ma dopo questa magari andiamo a fare una Legacy of Dead, vabbè. Pagalo! C'era il per 250 lì. C'è 2%, li pagasse, ovviamente li paga mai. Per cento? Ha pagato. Madonna, se pagava anche quello. Arizona Heist. Qual era Mario, quella West Holden Spin che avevi detto l'altro giorno? Holden Win, come si chiamava? Vabbè, non malvagio, dai. Vediamo un po'. Ho messo 5. Andiamo. Questa quando stava a Malta ci abbiamo fatto una botta. Io vado a finire la mia semifinale di Dama Online. Raffaele, buona serata. Se mai ci vediamo dopo da Luke. Arizona Heist, quella. Ok, era quella là, ok. Ma mi sa che non c'è allora. C'è solo... La Book of Dead. Stefano Cina, buonasera, buona Pasquetta, benvenuti in live. Per cento l'ha pagato. Paga. L'ho provata in privato, Mario, quella, non mi dispiace. Bomber, buon pomeriggio, grazie, buona Pasquetta anche a te. Amici, controlliamo di aver messo like, mi raccomando. Per supportare la live. Tanto per cambiare non c'è.
Per la bellissima Roberta, ma posa il succo di pera. Fai la Legacy of Dead. Facciamo la Legacy of Dead. Che non paga dal 96 la Legacy of Dead. Vabbè. Moltiplicatore. Ma non c'è un moltiplicatore, guardate le cascate infinite, inutili, che si fa? Che si fa? Insisti? Ma c'erano le saponette, poteva riattivare. Occhi scioccati. La Beast Mode. A prendere le botte. Andiamo. Svegliato, hai visto? Cacà, questo lo magna, eh. Ultimo. Insisti. No. Non va. Non va. Dove vai lui? Apriamo l'ultimo, poi andiamo alla Legacy. Poi andiamo alla Legacy. Ovviamente, quello con molti giocatori buoni. Ha riattivato, sì. Addirittura 4 ha messo. Ah, 5 basta? Ora ci riguardo se la Arizona East ci stava. Sono gli stessi di ieri, quindi non credo. Vabbè, dai, è ripartito il bonus da zero, eh. Dai. Monnez. Riattiva tu. Ci sono qualche segnale, poi. Mamma, cioè il peggiore dei bonus è quello che ha riattivato. Io non ho parole. Non ho veramente parole. Arizona non c'è. No, va a fare la Legacy. Dante, potrei suggerirti un'altra nuova, la Magic Lab della Notenent, della Netent, della Fetent. Allora, torniamo. 13-10 con riattivazione, raga. Occhi sfadate, veramente. Dunghi. Vediamo un po', vediamo un po'. Se una classe, chi ha detto qualcuno oggi che non ha classe che avrebbe dato la Max Win? Vediamo un po'. Maledetta. Amici, tra una mezz'oretta meno Luke parte, ha messo il link in chat del canale, amici, mi raccomando, imperdibile, Sumerian and Friends,
Occhi trapuntati. Ehi. Rascettino, amici, con i like, non ci fermiamo. Non pusillate. Magic Club, Nathan. Amici, basta un click. Controllate di averlo messo. Capiamo qui un po' la situation. Qui ho preso 104 respin. Quanto ha pagato? A che bet e quanto ha pagato? Va bene, niente. Niente, va bene, continuiamo. Non va. Siamo senza turbo chiappa, la Duki. Dopo il primo bonus pagato alla madama si è dileguata. E niente, continuiamo a prendere mazzate. Parap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 
50 spin. Inizio adesso già a fare i saluti. Grazie mille per la bellissima giornata. Grazie mille a te, Roberta, come sempre, della tua gentilezza e del tuo supporto. A 3 centesimi 75 euro. Dai! Che roba. Amici, iniziate anche ad aprire già il link mandato da Luke, che tra pochissimo parte. Oh, ci voleva tanto. Concetto di so, benvenuti in live. Purtroppo tante mazzate. Ma voglio dire, quando lo paga questo, eh? Capiamo, non hai ancora fatto niente. Dai, ma voglio vedere quando lo paga. Buona Pasquetta. Vediamo un po'. Vediamo un po', ancora fatto niente di niente. Dai! Non hai fatto niente ancora. Zero. Voglio vedere. Voglio vedere. No, abbiamo finito già. Abbiamo finito già. Meglio il jet. Riattiviamo? Non riattiviamo all'ultimo? Dai, poteva fare peggio. Poteva fare peggio. Molto peggio. Attivazione. Ciao Maria, un abbraccione.
Speriamo ne mette un altro. In fretta anche. In fretta. Dai. Ah! Le attivazioni sono una bufala, Dipende dalla slot. E dai! Cioè tipo la Sugar 1000, secondo me, la Sugar in generale, senza le attivazioni è difficile. Dai, Su! Andiamo! Andiamo! Full screen? Dai, su! Full screen, allora! Amici, non ci fermiamo con i like, mi raccomando! Messi due. Reattiva. Reattiva. Full screen. Ha già fatto più di prima, siamo anche a bet 4. Ha fatto molto meglio di prima. Decisamente. Ci ha riportato a 1008. A dimostrazione che i simboli bassi non sono poi così male. Non sono poi così male. Sono meglio le lettere che i simboli alti. No, ma... comprovato ormai. Comprovato. Marò. Amici, vi ricordo che tra una decina di minuti parte la live di Luke. Quindi non mancate, amici. Su Merlin and Friends. Allora, occhi spuntati. Vi metto il link in chat, mi raccomando. Occhi puntati. E poi amici, la staffetta non finisce, perché dopo Luke sarà anche Antonio in live, amico del canale. Meno male ossigeno, se ti avessi dato una riattivazione con questo bonus avresti vinto molto di più. Già. Infatti sarebbe stato decisamente meglio. Non so se in altro lo può mettere. Gli diamo una ventina di spin. Se mai poi facciamo qualcos'altro. Magari visto che la Wild Gang ieri ha fatto cacare, magari oggi sta più aperto. Se non pagava comunque 700 euro da 4 mesi. Sì, vai, insistisci. Non ci pensare, riattiva. La Magic Club. Se c'è, ovviamente.
Ciao dopo con Luke, ciao DJMM, quando vuoi. Ci vediamo dopo, il link ve l'ho dato, ve lo rimetto. Se vuoi lo rimette un altro. Oggi cerchiamo di arrivare anche a 150 like, Ace. Basta un click. È nuova e soprattutto non è pragmatic, onesto. Vai, dai. Ultimi 20. Ultimi 20. Guardalino. Di assi. Magic Lab. Comunque della Dynamite, quella che mi hai detto, non l'ho trovata da nessuna parte. Che mi dicevi l'altra volta? Io guarda che le ricontrollo poi, le ricerco le slot che mi suggerite. Tum 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 tum. Ha dato, mi sa, eh? Ha finito. Camollarla. Va bene. Molliamola. Molliamola. Ultimo. Vediamo questa Magic Club. Se no metto. Amici, 10 minuti, si parte. Eccola qua. Ok. Apriamone uno test. Ah, volevo. Vediamo un po'. Allora, aspettiamo su Xbox, mi raccomando, quando vuoi. Ah, rimuove il simbolo, rimuove il simbolo. Garantito wild. Poi li rimuove. Sembra una buona posizione per uno wild. Rimuove il. Ah, ok, te lo dice. Ci aspettiamo anche da Antonio, assolutamente. Ure! Ah, Wild ST rimane lì, ok. Finalmente una slot c'è. Oh, basta solo che paghi, abbiamo fatto. Basta solo che paghi, ma abbiamo fatto. Ok. Interessante, eh? Insisti. Insisti. Non ti fermare. Buono. Interessante. C'è l'ultimo? Ah, vabbò! Dai! Mi sono dimenticato di... di vedere... Cioè bet 5 direttamente.
Sì. Ne avessi solo tre stavolta. Vediamo. Comunque 5 spin lo stesso. Vediamo che dà. Wild, rimuove, rimuove. Ah, però ha dato un... un coso in meno. Bella questa e bravo Mario. Beh, non avevo dubbi. Wild ha messo proprio l'angolino. Basso. Basso, basso. Ho paura che questo magna. Quindi ogni pagata comunque aumenta. E non importa dove stanno i simboli. No, non male questa. Mi piace. Sia graficamente che meccanicamente. Voglio capire se quelli in alto adesso sono gli spin. Quelle lucine gialle o cosa. No. Amici, sta partendo Luke su Mario & Friends. Cliccate il link, amici, in chat. Colleghiamoci. Ha mangiato. Ha mangiato. Ne andiamo a provare uno piuttosto. Bella slot, sì sì. Proviamo a 350, amici. Nel frattempo mancano solo 8 like a 150, amici. Cerchiamo di arrivarci. Ciao Dante, saluti da Davide e Tatiana. Puoi fare gli auguri. Ah, era oggi il compleanno. Tanti auguri, Nika. Tanti auguri, buon compleanno. Chiaramente non sarà a seguire la live, immagino. Mettesse un altro? L'ha messo. Quindi voglio dire se i scatter determinano quante funzioni ti dà. Perché gli spin sono gli stessi. Magari ti ne ci dà 4. Eh sì, eh sì. Quindi rimuove 3 simboli. Speriamo che mette bene il wild. Ma a sto punto il wild se comunque non... non importa la disposizione. Non mangiare. Amici, sta partendo la live, mi raccomando. Non mangiare tutto. Soldi già che gli assi. Come ci vuole una cascata? Senza senso. C'è un per due l'ultimo spin già. Mamma mia. Ok. Insisti, i verdi. Sta menato, eh. Ha menato. Comunque funzioni, ho sempre una mezza cacata. Cioè, se vuole paga, paga. Proviamo in altro, va sempre a 350. E vediamo un po'. Quelli in alto a destra sono gli scatter. Quelle lucine. Andiamo, amici! Ma ho spuntati. Dai. Crediamoci. Sei partito meglio. Molto meglio. Domani sera alle 21. Sei partito molto meglio. Tutti da Luca, amici. Io tra pochissimo stacco. Buono, ho dato 10. Mo' iniziano a essere, eh.
Eh sì. Buono. Buono. Insisti. Madonna. Poi rientrato, con gli interessi, cioè abbiamo due spin di fuoco, ha tolto pure il jack, cioè abbiamo simboli buoni, dai. Di viola? Non ti mangia tutto adesso perché porco ladro. Buono. Rossi? Buono, insisti. Occhi puntati. Q. I blu. I rossi. No. Raga, abbiamo uno spin di fuoco, Ok, i verdi. Ci sono. Che botta. Insisti? Insisti? Insisti con i blu. Madonna, raga. I viola. Madonna. Quanto fa 700? Quasi 800. Interessante ancora una volta la slot suggerita dal nostro Mario di Zumba, amici. Molto, molto, molto interessante. Bella, 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 bella. 1465. Non male, direi. Non male. Non male per niente. Quindi siamo arrivati a un totale di 2006. Quindi vuol dire che siamo sotto solo di 500 grazie a questa slot. Buono, 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 buono. Riproviamo. Riproviamo. A dimostrazione che il numero di scatter inficia lievemente, cioè quasi niente, perché quello di prima l'ha messo comunque 4 e anche se avevamo una funzione in più. Dicevamo, ma io non ho mai avuto dubbi su Mario di Sub, amici. Mai avuto. Ha anche tolto i simboli bassi. Quindi era buono. Era molto buono. Amici, dai, facciamo l'ultimo. Facciamo l'ultimo. Vediamo un po'. Buono, metti rossi, gli assi. I verdi. Ci sono tante cascate perché chiaramente il moltiplicatore finché non raggiunge un 20. Ma se mangio. Immagino non possa riattivare questo. Vabbè. Dai. Sto mangiando. Bella, bella, bella. Questa la aggiungiamo alla lista. Peccato. Dai, prendiamo un ultimissimo. 62 euro. Prendiamo un ultimissimo. Quanto va? 4,20. Dai, chiudiamo a 2000. Così domani... A meno che non ci vuoi regalare qualche soddisfazione sul finale. Che bella cascatina. 5 scatter, dai. Oi. Ultimo bonus, amici. Occhi puntati, spacchiamola. E andiamo da Luke, dai. Questo è il massimo, sicuramente. Parte col per 2? Non ho capito. No. Ti moltiplica per 2 l'ultimo? Cioè ti moltiplica, ti raddoppia il bonus, il moltiplicatore che hai raggiunto? Capiamo. Non, beh, però l'ho mangiato tutto perché... Dice current per 2. Insisti.
Che cazzo però. Sta facendo cacare. Ha tolto pure i simboli buoni. Dai. Vediamo se raddoppia. Ma cura il bonus per due, che cavolo è lì? Sì. Raddoppia, interessante. Che botta. Pazzesca l'ultima funzione, raga. Dai, non mangia. Buone, rossi. Madonna, stava i gialli. Ma che cazzo, peccato. Peccato, raga. Va bene, ha restituito qualcosina. Slot interessantissima. Domani la approfondiremo. Amici, io ne approfitto per ringraziarvi la compagnia. Grazie a Mario Risuma per aver suggerito questa slot che ha salvato la Turbo Chiappa, amici. Quindi adesso andiamo tutti da Luke. Dove sta? Andiamo tutti da Luke. Io arrivo subito, esco un attimo, ma poi vengo da Luca. Amici, grazie ancora della compagnia. Noi ci vediamo domani sera alle 21, sempre su questo canale. Se non siete iscritti, amici, attivate, mi raccomando, la campanella. Ci vediamo domani, ci vediamo sul canale di Luca. Adesso io vengo a fare un saluto, poi vado a farmi un giretto e poi torno in live. E alle 21 ci sarà anche Antonio, quindi amico della community, in live. Quindi non mancate. Va bene, raga, grazie ancora della compagnia, ancora buona Pasquetta. E noi ci vediamo domani. Ciao. Tutti da Luke, tutti da Luke. Vi rimetto il link in chat. Ciao, raga. I'm not sure if I'm going to be able to do that.
We'll be right back.